Questo programma è offerto da Callaghan Adaptation, la scarpa più comoda del mondo. La scarpa Callaghan Adaptation Total, grazie al suo sistema unico al mondo, si adatta alla pianta del piede e con una distribuzione omogenea del peso, riduce del 50% la pressione sul tallone e sulla zona dei metatarsi. Grazie a Callaghan Adaptation, i tuoi piedi tornano a sorridere. Migliora la tua salute camminando con Callaghan Adaptation. Appizzonanti, media musicali di Ernesto Giannotta. Il gusto che suona è Appizzonanti, Piazza Vittorio Emanuele II, Catania. Telefono 095 35 23 711. Centro commerciale edile, smontaggio amianto e bonifica sito, linea vita, sistemi anticaduta, lavorazione ferro, trasporto conto terzi, materiale edile, strada provinciale per San Giovanni Galermo, 167 a Mister Bianco, Catania. Per sopralluoghi preventivi gratuiti, telefona 095 744 2740. Il tuo centro commerciale edile, www.ccedile.it. Baccalluzzo Eventi, la pirotecnica scenografica. Lo spettacolo si veste di oro solo da Baccalluzzo Eventi. Via Enrico Pantano 47, Catania. Telefono 095 715 0414. All the old paintings on the tombs, they do the sun dance, don't you know? If they move too quick. Il pubblico è trasformato in una vera e propria boccia e lo scudetto! Dall'idea ha vinto lo scudetto! Dall'idea ha vinto lo scudetto! È un bociari! Good morning volley! Le pizzo sotto rete! La pallavolo secondo Globus Radio Station. Guida ai campionati! Ed eccoci arrivati in studio, oggi è venerdì 6 marzo, giusto? Sì, non sbaglio, ennesima puntata, ennesima, non si può dire, ma oggi siamo in pienone. C'è una folla incredibile oggi. La famiglia studio. Petrone, la famiglia per 5 intero. Su 5, tutti vanno al volo, nessuno escluso. Lei? Come lei? Lei è esclusa? Ma lei è la presidentessa, no? Ah, lei non fa pallavolo. Non faccio pallavolo, beh, ha ragione. Però fa il vicepresidente, se no? Se ne occupa, no? Quantomeno sì. Se ne occupa. Se non ci fosse la mamma. Tutto questo. Scusami, anche qua, anche nella pallavolo. Insomma, con il presidente e il vicepresidente non si può fare un'associazione sportiva, no? Esatto. Allora abbiamo Fabrizio Petrone, papà. Buonasera. Che è l'allenatore. Sì. Maria, grazie. Va bene. Rosa Maria. Puglisi, che è moglie del vicepresidente, quindi la moglie di Fabrizio. Poi il piccolo Andrea, che già sta cercando di distruggere tutto. La radio, che è la mascotte, che se non sta buono ora dalla redazione. Dario e Sergio. Tutti e cinque pallavolo, domanda classica. Ma a casa parlate di pallavolo? No, non ci crede nessuno. Ma non ci crede nessuno. Soltanto per organizzare la giornata. Per litigare no. No, non litigano. Ma litigare per la pallavolo è una cosa bella. Magari lui che allena con i ragazzi. Forse no, vabbè, ma una domanda. Vabbè, ma d'altronde voglio dire, noi siamo state abituate a essere allenate. Com'è? Però noi ne parlavamo. Essere allenati da papà sempre normale. Sì, normale. Ma vorresti un altro allenatore? No. Sì. Come sì? Ma infatti a te non si allena papà. Ma tu già giochi, Andrea? Tu giochi? Giochi? No. No, ancora no. E chi è il tuo allenatore, Andrea? Nessuno. I tuoi fratelli che allenano. Si autoallena. Voi giocate con lui, sì? Sì, allenate. Sì, sì. Gli avete insegnato già a bagno, palleggio, sì, tutto? Sì, certo. Poi già partecipa ai cast. Ah, già. Bugiato. Vabbè. E allora, questo sodalizio tra Rosa Maria e Fabrizio dura da?
Aspetta. La domanda di riserva. Circa 28 anni. No, di più. 20, ve ne facciamo 22 di matrimonio, più 7? 7, 29. Ho sbagliato. 7 di fidanzamento, quindi ma 29. Sei stata tu che ti sei accostata alla pallavolo per seguire lui? Mi sono fidanzata alla pallavolo. E quindi è dovuto? Ci siamo conosciuti noi all'ISEF, quindi all'università. E naturalmente io, lui già faceva pallavolo, giocava. Ho iniziato a... Prima andavi a vedere le partite, così, brava, tifosa. Sì, sì, perfetto. Poi a poco a poco... Dopodiché ho deciso di sposarlo, quindi ho sposato anche la pallavolo. Ovviamente. E naturalmente prima vedevo le sue partite da giocatore, poi è diventato allenatore e ora ci troviamo qua. Questa Gupe che è nata il 5 luglio del... 2010, quindi 5 anni, ora facciamo 5 anni di Gupe. Però, con... C'è da dire che in 5 anni ce ne è stata di strada incredibile, io pensavo fosse sì, molto 5 di anni più. Abbiamo fatto 5 anni, strada. Fabrizio, 5 anni tanta di successi, strada... di lavoro, di piaceri, dispiaceri, no, più piaceri. Più piaceri che dispiaceri, di lavoro tantissimo, siamo partiti con 9 ragazzini... Siamo partiti con 9 ragazzini, adesso ci ritroviamo ad avere a fare un campionato di B2, una serie C e tutte le giovanili coperte dall'under 12 all'under 19. Finali nazionali già fatte. Tante però finali nazionali. In questa squadra ho un po' di maschilismo, sono tutti figli maschi, squadre solo maschili, ma proprio perché per scelta c'è un odio contro le donne. Che tu proponiti come settore femminile, il professore Petroni ti accoglierà a braccia aperte. Vicepresidente qui preferisce avere squadre. Ma non è vero, stiamo cogliendo forse una sottile ironia, che è una grande bugia, perché mi sembra che lui stia dicendo che non vuole giustificare per il settore femminile, non vuole donne in mezzo ai piedi. No, non lo so, non penso. Facciamo parlare i ragazzi. Allora, vabbè, è stato normale per voi fare pallavolo perché eravate appresso a papà sempre, no? Sì, io vedo pallavolo da quando sono piccolo, praticamente. Ma però è stata una nostra scelta comunque, non... Vabbè, sicuramente. Non ci ha fatto influenzare. Che vuol dire più suo? Perché non è stata una tua io scelta. Io ho seguito lui. Hai seguito, perché beh, come è tutti la sorta i fratelli dei più piccoli. Tu hai seguito me, bisogna dire anche quello. Non me lo ricordo. No. Chiederò notizie. Tu, a parte chiaramente giocare, studi? Sì, studio, sono all'università in geologia. Geologia. Cosa strana. Come mai? Vabbè, niente scienze motorie, quindi non hai intenzione di continuare poi da questo punto di vista? No, vabbè, già ho preso il primo grado come allenatore e si sono una mano con i centri di avviamento. Però sì, vuoi fare il geologo? Però no, vuoi fare il vulcanologo veramente. Addirittura, il vulcanologo. Questa cosa di famiglia, questa cosa strana. Sì, lui è stato sempre attratto dal vulcano. Diciamo, dal vulcano, anche da situazioni geografiche. Sì, sì. Sembra passare fin da piccolino. Lo diceva da piccolo. Ha sempre deciso, questa cosa l'ha sempre attirato. Speriamo che riesca... E invece Sergio che fa? Io quinto anno del liceo scientifico. E quindi sei maturità quest'anno? Poi sto provando per entrare in Accademia Aeronautica. Se non entro lì, qualcosa di come ingegneria oppure informatica, qualcosa che riguarda... Ma tu di questi ragazzi bravissimi a scuola, sistematissimi. Sì. Merito di papà o mamma? No, loro. Loro autonomi? Perché, sì, sono sempre stati autonomi, sin da piccoli. Col fatto che io lavoravo sia la mattina che il pomeriggio non avevo i tempi tecnici per farli, certo. Quindi sono stati abituati dalla prima elementare a lavorare soli. A gestirsi, perfetto, autogestirsi. Perfetto, autogestirsi, sono stati bravissimi perché sono riusciti a fare l'uno e l'altro, cioè andavano a scuola e anche bene, e in più tutte quelle attività che naturalmente andando avanti sono diventate sempre più... pesanti a livello di numero di ore di allenamento e tutte queste cose qua, però hanno fatto tutto da soli, quindi bravi sono stati loro. Ma mi sembra che il più piccolo sia un po' il più monello. No, è lui. Ah, chi è il più monello? Il medio. Diciamo che è il suo compagno di giochi, Sergio. Ah sì? Sì, Sergio gioca tanto con Andrea, vero? Lori è il grande. No, come il grande, com'è? Chi è il grande o il piccolo? Ma chi è più bravo a giocare a pallavolo? Io.
Io. No, no, alle idee chiare. No, tra loro due, tra Sergio e Andrea. E Dario? Sergio. Sergio. Ma hanno lo stesso ruolo? No, mi pare no, di no. No, lui è palleggiatore, lui è opposto. Posto 4. Sta Serie B, prof, come sta andando questa ennesima scommessa con questi giovani? La Serie B, diciamo, come posizione in classifica sta rispecchiando un attimino quelli che sono i valori tecnici. Noi chiaramente stiamo cercando di arrivare il più presto possibile al nostro obiettivo, che è la salvezza. Abbiamo, come tutte le squadre giovani, al primo anno di esperienza in un campionato come la Serie B, degli alti e bassi, e quindi ovviamente la strada sembra facile, però ci sono tanti ostacoli da superare. Ma anche perché voi siete frutto della fusione con la cereale di Saro Ranieri. Sì, abbiamo fatto questo accordo con Saro, che ci ha lasciato praticamente carta libera sull'organizzazione tecnica, e in ogni caso abbiamo fatto anche un mix tra ragazzi alle prime esperienze, giovani come loro, e qualche ragazzo che già faceva la Serie B. No. Ho capito. Però diciamo non abbiamo grossi problemi, stiamo giocando un po' con tutti, e quindi speriamo di, cioè, mi auguro di arrivare più presto a raggiungere l'obiettivo. Avete avuto il problema del campo, perché quando sono stato a Cireale è stato, quando c'è stato il primo maltempo a novembre, è stato scoperchiato il palavolcano, ci siamo trasferiti allo Sporting Center. Molto dispiaciuti. Quindi chiaramente diciamo 10-13 della squadra già è nata lì, per cui da questo punto di vista problemi particolari non ne abbiamo. Tutto sommato, ci dispiace per gli ascesi, certo, che certo, saranno rimasti un attimino fuori. Non vi hanno potuto seguire. Ma la prof, quando perdete, si arrabbia, ti rimprovera? No, sono a rischio e sono ogni settimana. Ah, ecco, appunto, questa vicepresidente, che cosa fa? Cioè, se non vinci questa partita. Vabbè, quando abbiamo fondato la Gupe, io e Saro Curisano abbiamo messo le nostre mogli, per cui già stiamo provvedendo anche a prendere un appartamentino eventualmente quindi ma lui sono lì come allenatore, le mogli non marito. Credevano sicuramente che in 5 anni portavano i ragazzi della Gupe in Serie B, e quindi per noi è già stato vederli qui. Bravo. E tra 5 anni vabbè, non possiamo parlare più, perché ci hanno segnalato con un nuovo stop, abbiamo la pubblicità, allora, e la musica. Se io fossi già, lo sapevo che c'era Andrea, io ho scelto un pezzo di Jack La Furia e Max Pezzali, gli anni d'oro, poi pubblicità e poi di nuovo con noi. A dopo. Ok. Ciao. Hello? Pablo, this is Pablo. Where are you? I won't be able to make it today because I'm at the bottom of the pool. Vuoi farti capire? Pubblicizzati su Globus Radio Station. Per la tua pubblicità su Globus Radio Station, chiama il 349 14 43 134 oppure lo 095 722 6757. Baccalluzzo Eventi, la pirotecnica scenografica. Lo spettacolo si veste di oro solo da Baccalluzzo Eventi. Via Enrico Pantano 47, Catania. Telefono 095-715-0414. Arti sonanti. Media musicali di Ernesto Giannotta. Il gusto che suona è Arti sonanti. Piazza Vittorio Emanuele II, Catania. Telefono 095 35 23 711. Globus Magazine. Cultura, scienza, politiche sociali, sport, musica e arte. Globus Magazine, il tuo free press internazionale. In spite
Ed eccoci rientrati in studio con la famiglia Petrone, che è un pezzo della Gupe, cioè è la pe della Gupe, no? Perché l'altro è Gulisano, l'altra famiglia Gulisano, che sono insomma poi anche c'è loro. L'altro pezzo. Altro pezzettino, vabbè, quello rimane da parte. Ma domani dove mi dai qualche partita della B2? Come sta andando il campionato loro? B2, loro vanno a Modica, giusto? Vanno a Modica, che ha 21 punti, partita difficile, però insomma. Partita difficile. In casa cosa avete fatto con noi? Abbiamo perso 3-1. Però insomma il campionato. Modica che è quella di campo, dove c'è Andrea Campo. Sì. L'ho vista la partita, però avete giocato malissimo. Non è stata una bella prestazione. Quindi, dopo che vengono qua di solito le squadre vincono, quindi ve l'auguriamo. E quindi questa bella trasferta. Sì. Poi c'è Papiro, che è un bello scontro, diciamo, con a metà classifica, quindi un partito importante. La coordiner Andrea fa tutti i rumori di sottofondo, farà il rumorista da grande. La coordiner che cerca il colpaccio in casa e quindi con Lamezia, vediamo se riescono a fare il grosso risultato. E poi altra partita, insomma, così c'è Città di Via Grande che ospita il Messina. Ma che era gol, vabbè. Oramai il campionato assolutamente chiuso. Assolutamente chiuso. Riguarda la B2, la B1, lei? La B1 maschile invece. Oggi abbiamo un pochettino. Vabbè. Cioè, ma no, perché siamo troppi. Quindi io... siamo troppi. Se sono 5, se la famiglia Petrone è composta da 5 elementi. Ma male che non hai fatto più figli, perché sennò qua non ci stiamo. E allora c'è il Bruno che ospita il Max Service Gela. E vediamo se. Si risolve un po' la crisi del Gela. La partita è abbordabile anche se in trasferta, e quindi aspettiamo di vedere questo risultato per quanto riguarda la B1. Ma sai cosa è successo a Gela? Hanno avuto problemi. Ho sentito le ultime vicende che stanno andando benissimo. Hanno fatto tre partite. Poi hanno fatto silenzio stampa, insomma c'è un po' di sospeso il giocatore, il bus. Ma sembrava risolta questa cosa. Ma non l'hanno fatto mai rientrare, cioè poi in campo. No, non è vero, l'altra volta ha fatto 5 punti, l'ho visto. Hai controllato. Ritorniamo, perché loro sono tutti qua, non li abbiamo fatti parlare. Sono timidi, sono loro. Io Sergio penso che da quando lo conosco forse mi ho sentito dire due parole. Sergio, dici, raccontaci qualcosa di questa famiglia, di questa pallavolo. Lui mi piace quando va a battere, lui dice, c'hai un rituale prima della battuta, prima di andare a battere, lo sbaglio? Sì, faccio i soliti passi. Prima di uscire, prima prende il pallone, poi fa 2-3 passi. Prima si mette sulla linea precisa, sì. Allora, poi parte. Lui, la sua caratteristica è essere... molto metodico, deve essere molto metodico anche nella vita, voglio dire, probabilmente è così, no? Sì, lui è... E infatti vuole fare la carriera militare, non a caso. Sto provando. Mentre Dario è più eclettico, diciamo, più creativo. Vorrebbe stare su Vulcano. Sergio è perfetto, ordinato. Se tu entri nella loro stanza ti accorgi subito qual è la zona di Dario e qual è la zona di Sergio, no? Oltretutto Sergio non si accontenta. Cioè per lui c'è il primo posto, già il secondo. Quindi sembra giusto. Vabbè, i figli delimitavano al centro, facevano per terra con lo scotch una linea, in questa parte è mia e questa parte è tua, perché erano talmente diversi. Noi in questo modo facciamo il campo, disegniamo il campo di pallavolo dentro la stanza. Sì! Ecco. È come mettete il figlio. Bravo Sergio! Ma tu quando loro giocano fai il tifo, Andrea? No. Sì, come fa come un pazzo, come l'ho visto il tifo? Io. Cosa dici? No. Qualche settimana fa l'assistente di campo. Ah sì, fa raccolto, fa raccattavalle. No. Cosa fa? Il mopper. Oltre che i rumori bestiali del microfono. Un rumorista, lui ha deciso. Ma cosa vuoi fare da grande, Andrea? Non si il può... bambiere! La classica risposta dei bambini. Già sei vestito di rosa, la divisa già ce l'hai. Perfetto. Anche per spegnere l'incendio, per salvare i gattini sugli alberi, cosa fa il pompiere? Niente. Spegne gli incendi, quantomeno questo. Cosa ti piace? Come fa Sam, il pompiere, il tuo cartone animato preferito? Eh? I gattini. Salvare i gattini. Ma allora questo l'anno prossimo già abbiamo i programmi, già dice, vabbè, ancora non è finito questo, però già una certa programmazione, rifarete ovviamente la B2, questo sodalizio con la Cireale. Ma penso che
continueremo il nostro progetto. Chiaramente quest'anno siamo accontentati di fare una B2 per assestarvi. Per assestarci. L'anno prossimo, se dovessimo avere soldi di nuovo. No, ma no, soldi. Vabbè, quelli sempre ci servono. Sì, no? Vabbè, ma il nostro budget con una squadra giovane non è necessario, non è fondamentale, cioè, possiamo, diciamo. Basta avere il budget di quest'anno, si potrebbe fare qualcosa di più. Chiaramente potremmo attingere anche dalla nostra squadra di Serie C, che quest'anno sta disputando anche un buon campionato. Sono tutti under 17. Con Saro Trombetta. E ci troviamo a metà classifica. Anche lì abbiamo fatto... Sì, i risultati li abbiamo un po' seguiti. È una squadra che gioca sempre con tutti, però chiaramente la giovane età poi porta ad avere... Ma ogni tanto, Dario, quando papà ti rimprovera, tu che fai? Cioè... lo ascolto, prendo un consiglio. No, magari sai, l'allenatore a certe volte sì, uno insomma lo manda a quel paese, tu non lo puoi fare. No, forse una volta, ma... Ah, è successo. Le under. Quello sono più io lui. Ah, più tu sei che... Ogni tanto. Vabbè, classica domanda, è meglio come allenatore o come papà? Ah, ma sono due cose differenti. Vabbè, allora è buono come papà, è buono come allenatore? Sì, lo promuoviamo. Sì, promosso. La mamma non se ne parla perché insomma è sotto gli occhi di tutti. La mamma è scarsa tanto. Ma come la mamma è scarsa? Pallavolo sicuramente. La mamma è dirigente, la mamma dirige, ma questo vicepresidente com'è, Fabrizio? No, il vicepresidente diciamo è fondamentale perché se un pochino scarso. Se tutto restava in mano mia di Saro Bulisano, già probabilmente la Cooper sarebbe stata già. Beh, invece la ha tanta pazienza, così perché... ce l'ha con Andrea, anche con Bulisano e con Petrone. Il vicepresidente ha tanto pazienza. Il vicepresidente chiaramente fa tutto quel lavoro oscuro. Sì, fa un tutto lavoro quel lavoro che è fondamentale per la vita di una società sportiva, certo. Perché chiaramente tu sai benissimo dove noi qual è casa nostra, diciamo, che ci permette di bello perché avanti. Così siete riusciti a creare una struttura, esatto, solida di famiglia, perché è meglio essere di famiglia, come ben però, sai. Google non è solo pallavolo, noi nell'impianto sportivo facciamo anche pattinaggio artistico, facciamo anche basket. Quindi diciamo tutte queste attività vengono seguite al 100% da lei. No, la prof, che è sempre lì, sì, con carte, bravo, sempre in mezzo, bravo, alle carte. Infatti, loro fanno gli splendidi. Però devo dire in questo lei è brava. È brava anche perché... Le piace, probabilmente è quello che le piace fare. E nei rapporti con chi collabora con noi è molto diretta, quindi non ha nessun tipo di... Ma l'istinto del capo ce l'ha, l'istinto proprio del capo. Vabbè, d'altronde per tenere a bada quattro uomini a casa, cioè, o ce l'hai o... Quello che mi domando, esatto, quando vai lì a casa la sera devi anche cucinare, preparare per tutti, cioè come fai? Questo sì, solo la sera, anche a pranzo. Dico, ma insomma, nella gestione quella quotidiana, anche dal punto di vista del... Allora, dico anche che loro mi collaborano tantissimo. Ti aiutano, ecco. Sì. Cioè, io ho tre figli maschi, ma non so se avessi avuto tre figlie femmine. Non avresti avuto la stessa collaborazione, brava, probabilmente, infatti, non te lo assicuro. Tre figli femmine. Beh, infatti noi non ci abbiamo tre figlie femmine, mamma ha tre figli maschi. Dario e Sergio, soprattutto, che naturalmente sono loro più grandi, mi aiutano tantissimo. Fabrizio, perché non so, facciamo lo stesso lavoro, quindi la mattina siamo tutte e due a scuola, insegniamo, il pomeriggio a pranzo dobbiamo correre perché poi si deve scappare, quindi anche lui su questo... Ma sa cucinare la mamma? Sì. No, oggi ha cucinato bene, ma ieri no. Ma cosa ha cucinato oggi? Stava al pomodoro. Per lui. Ma dite cosa ho cucinato per voi, scusate. Pasta alla parmigiana. Ecco. Ah, visto, quindi mi tiene. Beh, però siete tutti belli magri, in forma, perché lei vi fa mangiare e papà vi fa dimagrire. Quindi, però sono sicura che quando erano piccoli loro non erano tremendi come lui. Assolutamente. Perché se no, già avresti potuto Dario fare. Era un angelo. Infatti, a distanza di 21 mesi c'è stato Sergio, appunto, per perché questo. Perché tu dici, tanto è facile. Un angelo. Pensavo che veniva fuori un altro angelo. E poi è arrivato Sergio.
mi sono lamentata di Sergio, mi lamentavo di Sergio perché era un bambino normale. Non conoscendo Sergio, non conoscendo Andrea. Ora non so se a 40 anni poi la pazienza comincia a scemare, ma appena è arrivato Andrea, diciamo che è stato bellissimo. È stato bellissimo. Andrea, ma quanti anni hai? Niente, quando parlo io, ecco, niente, infatti, noi abbiamo sette. Un ottimo... Non hai sette anni, ecco. Sei. E quindi quando giocherà? Fra due anni giocherà? Ma diciamo i primi campionati... Ma si possono giocare anche a quest'età, no? Non ci sono ancora, no? Ci no, sono, lui può fare... mini volley, però i primi campionati fra 4 anni circa. Chi lo tiene? Quando già sarà lui un fenomeno, cioè il problema, già sarà selezionato. Vabbè, un po' come tu, come te, ti ricordi quando... Io piangevo. A maggio. Lei non poteva giocare perché era troppo piccola, quando noi già abbiamo iniziato per lei, era ancora, avevi 7-8 anni, ed era stata già pronta, e non poteva... Lui allo facevo tutto, il riscaldamento, l'ingresso in campo, e poi andavo a piangere. Dovevi fare diventavi l'amuleto, come abbiamo imparato da Franz Laiago, che è stato ospite l'altro giorno. Infatti dove si allena con un gruppo 2003-2004 certo, però non me lo certo, perché con il 2008 penso quando ammazza. Facciamo le squadre, le squadrette, lui è molto certo. Richiesta, no, dai compagni certo, se gettano di sì. Ma l'obiettivo della Gupe a breve termine è questo qui delle finali giovanili. E più in là, come la vedi questa Gupe fra 3-4 anni, sempre più... Ma io, come ho già detto in altre occasioni, secondo me a Catania già siamo maturi per avere almeno una società che possa fare la B1 con i giovani locali e anche siciliani. Ma quindi tu una sorta di unione vuoi dire, di collaborazione con altri? Guarda, o una collaborazione squadra... con altri è difficile. È difficile, è infatti difficile. Immagino già, che lo sia. Il derby di domenica è una testimonianza. Perché vabbè, anziché... perché, insomma, ognuno ha ovviamente... Sì, ognuno vede la pallavolo a modo suo, lo sport a modo suo, perché diciamo già domenica in campo c'erano due squadre che quest'anno hanno puntato a lavorare sui giovani, con i giovani, e questo è importante. Cioè 10-13 di ogni squadra era formato da giovani, poi... Ma quindi già forse anche perché rincontrati già da molto tempo e quindi magari dobbiamo fare l'altro sport. Sì, già si sta facendo i segnali di fumo, si è preso a fuoco. Stavolta con i cuoricini. Con i cuoricini, sai, dobbiamo farlo, adesso siamo col tassativo. Una canzone bellissima, la canzone più bella che proprio che considero la migliore, quella che mi piace di più in tutta la mia vita. Ed è Nothing Compares to You di Sinéad O'Connor. E poi pubblicità e poi torniamo a finire. Con la famiglia Petrone. Hello? Hello, Bill. This is Pablo. Where are you? I won't be able to make it today because I'm at the bottom of the pool. Vuoi farti capire? Pubblicizzati su Globus Radio Station. Per la tua pubblicità su Globus Radio Station, chiama il 349 14 43 134 oppure lo 095 722 6757. Farmacia San Mauro. Cortesia e professionalità. Cosmetica, fitoterapia e prodotti farmaceutici. Farmacia San Mauro, Piazza Gelsi, Via Grande, Catania. Callaghan Adaptation, la scarpa più comoda del mondo. La scarpa Callaghan Adaptation Total, grazie al suo sistema unico al mondo, si adatta alla pianta del piede e con una distribuzione omogenea del peso, riduce del 50% la pressione sul tallone e sulla zona dei metatarsi. Grazie a Callaghan Adaptation, i tuoi piedi tornano a sorridere. Migliora la tua salute camminando con Callaghan Adaptation. Centro commerciale edile, smontaggio amianto e bonifica sito, linea vita, sistemi anticaduta, lavorazione ferro, trasporto conto terzi, materiale edile, strada provinciale per San Giovanni Galermo, 167 a Mister Bianco, Catania. Per sopralluoghi preventivi gratuiti, telefona 095 744 2740. Il tuo centro commerciale edile, www.ccedile.it.
Globus Magazine, cultura, scienza, politiche sociali, sport, musica e arte. Globus Magazine, il tuo free press internazionale. Eccoci qua dopo il secondo e ultimo stacco con la famiglia Petrone, tutti pallavolo. Continuiamo questo. Ma un altro sport, se non avessi fatto pallavolo, cosa avreste voluto fare? Nuoto, penso nuoto. Ah sì, ti piace il nuoto? Sì, sì. Ma non lo pensi? Non lo so. Sergio, non ci ha mai pensato. Sergio. Sergio sta pensando a diventare pilota e basta, è concentrato con questa, con questo suo sogno. Va bene, abbiamo partite da segnalare importanti. Il momento di un campionato i campionati sono un po', diciamo, nella fase un po' di stanca. Non ci sono grandi picchi. Tra l'altro, quest'anno la B2 osserva troppi turni di riposo. Perché adesso giochiamo a Modica, c'è riposo. Poi ci saranno altre due giornate e ci sarà Pasqua. Si spezza troppo, così si perde il ritmo. Perde un attimino il ritmo partita, infatti. Vabbè, poi anche forse questo strapotere sia della Chiera nel maschile che Santa Teresa un po' ha tolto un po' di pathos forse al campionato. Cioè, questo è sicuro. Sì, questo qua sicuro. Già comunque era prevendibabile una cosa del genere. E invece cosa c'è? Così, tanto per dare uno sguardo così... La B1 femminile, messaggerie, cosa fa? Messaggerie ospita il Volley Group Roma, ultimo in classifica, 3-0, per forza, tassativo. Corrado, Scavino dovrebbe. Mentre l'Olimpia Siracusa continua a soffrire, a 6 punti, ospita il Cutrofiano, la vedo un po' difficile. La loro Serie C dove va? Ma perché mi fai saltare? Sempre. Ma perché tu poi ti dilunghi? Noi iniziamo un ciclo durissimo, terribile. Già iniziato sabato scorso in casa con il Bronte, andiamo a Carlentini. Poi avremo l'Augusta in casa. Seconda, terza, tutto. Il Letoianni fuori e il Peloro in casa. Le prime quattro della classe, le prime cinque della classe, così vi allenate. Sì, infatti arriveremo pronti per le finali di categoria. Invece c'è una partita importantissima di C femminile. Ma se la B2 femminile proprio non la vogliamo vedere. Tanto c'è Santa Teresa che stravince la Pallavolo Sicilia seconda, La Pallavolo Sicilia sarà una bella partita. Allora presentiamo Pallavolo Sicilia. Se è uno scontro. Seconda, terza. Sì. Santo Stefano 30 punti, speriamo che Agata ce la possa fare. Così. Va bene. E poi il Javi che noi vogliamo che vada a vincere a Palermo sicuramente. Invece mi dicevi della C femminile, il nostro amico Saro Trombetta, c'era una partita, c'è il derby col Planet, esatto, sì. Hanno avuto anche loro un attimo di sbandamento. Planet 27, loro 29, insomma, giocano il terzo posto. Questa domenica alle 5 a San Giovanni da Punta lì al Polivalente. Ma voi seguite anche la femminile? No. Quando capita che siamo liberi, perché noi seguiamo la C il sabato e la domenica la B, quindi siamo super impegnatissimi. Però già domenica potrebbe essere una di quelle partite che possiamo andare a vedere, perché domani giochiamo a Modica, come abbiamo detto, e a Carlentini con la Serie C. Andrea, due minuti e finisci di soffrire. Vai. Sempre in questa C femminile è interessante invece la Liberamente, che ospita Motu Catrade, quindi è una bella partita, secondo me ce la potrebbero anche fare. Mentre cosa è rimasto? Basta, abbiamo detto, c'è la C, l'altra Serie C. Vabbè, il Birlin si riposa, il nostro amico Saro La Rosa, che se non lo salutiamo oramai, si arrabbia. E basta, non abbiamo niente di più. Ma che cos'è? Non lo so. Chiederemo pubblicità. Progresso. Esatto. ci siamo liberati della furia. Momento di calma. Sta dando un attimo di tregua. Ma cantate vittoria perché ma durante le partite ce la facciamo arrivare alla fine. Durante le partite fa il tifo? Sì. È lì seduto, tranquillo, tifa, non ha... Non è, vabbè, e il suo obiettivo è la fine della partita per poi scendere in campo e giocare lui. Certo, lui si segue, la partita dura troppo. Poi per fortuna ci sono anche altri compagnetti, perché naturalmente le nostre squadre sono seguite dai nostri settori giovanili, quindi poi lui in tribuna si ritrova anche con i compagnetti con cui gioca durante i CAS. E quindi l'obiettivo, come dicevo prima, era quello: finita la partita,
si va giù un po' a riscaldare, ad allenarci. Quindi diciamo che la Gupe in 5 anni ha costruito una grandissima famiglia, tutta al maschile come la vostra, l'avete poi ramificata. Vabbè, dico, non abbiamo fatto, non è partito il settore femminile, non perché non vogliamo, no, perché, ma solo per problemi di spazi, certo. Di spazi, di tempi, per fare una scelta. Cioè, abbiamo difficoltà per gestire tutti questi gruppi. Immagini. C'è proprio anche come tempo, perché se vuoi fare un attimino qualcosa di qualità devi anche allenarci. Qualcosa la devi sacrificare. Quindi, voi avreste preferito magari un settore femminile, no? Tu perché sei fidanzatissimo, zitatissimo, quindi silenzio, perché sennò Martina fa un salto sulla sedia. Ma Sergio, si può dire sei... Non sarebbe stato male. Può darsi che Sergio farà iniziare il settore femminile. Ma sei single? Sì. Ma c'è qualcuno che somiglia più alla mamma, più a papà? Come sono combinati questi ragazzi? Come sono? Oppure sono un misto, diciamo, anche quelli di stanza? Allora, sono tutto bello. Ah, sì? E io confermo. Soltanto che lui è ordinatissimo, Fabrizio un po' meno. No. Fabrizio un po' meno. Però visto, su questo Sergio... possiamo discutere. Invece Dario somiglia più alla mamma. Sì. Anche nel disordine, perché dicono loro che siamo disordinati tutti e due, ma non è vero. Lui sì, io no, però... Mentre Andrea ha preso la parte più... Il peggio di tutta la famiglia, anche per i nonni, gli zii, c'è lui... È un riassunto... È il Bignami... Indignatissimo... Bravissimo... Vabbè, comunque, certo, in effetti avere quattro uomini a casa, anche perché poi c'è anche tuo fratello, sono tutti no. I cognati, sono tutti maschi, pure loro, no? No, c'ho una nipote... Ah, c'è una Petrona, c'è... Cioè. Ah, c'è, una so... Certo. Poverina, da sola... È stato lui che... No, Aldo è stato bravo, è riuscito a fare. Ah, io pensavo che anche tuo fratello avesse. No. No. Vabbè. Un maschio. Naturalmente noi abbiamo avuto loro vicini e poi dopo. Era per non invecchiare, capito? Benissimo. Va bene, anche oggi abbiamo urlato. Sì, abbiamo finito la famiglia Petrone, che è un pezzo della Gupe. Speriamo di avere l'altro pezzo, la famiglia Gulisano. Grazie. Sì, ti manderemo il Gulisano. Sì, io l'ho invitato, ma il prof non risponde mai ai messaggi. Quindi lui, tirategli le orecchie. Lui è sempre in palestra. Ringraziamo Rosa Maria Puglisi, Fabrizio Petrone, Andrea, lo abbiamo già ringraziato abbastanza, Sergio e Dario, la famiglia Petrone con la pallavolo. Bocca al lupo per tutti i vostri. Grazie a voi. Quando volete tornare a trovarci senza Andrea. Grazie, ciao. Il pubblico è trasformato in una vera e propria boccia, e lo scudetto, Dall'idea ha vinto lo scudetto, è un Pociari. Good morning volley, le pizzo sotto rete, la pallavolo secondo Globus Radio Station, guida ai campionati. Questo programma è offerto da Callaghan Adaptation, la scarpa più comoda del mondo. La scarpa Callaghan Adaptation Total, grazie al suo sistema unico al mondo, si adatta alla pianta del piede e con una distribuzione omogenea del peso, riduce del 50% la pressione sul tallone e sulla zona dei metatarsi. Grazie a Callaghan Adaptation, i tuoi piedi tornano a sorridere. Migliora la tua salute camminando con Callaghan Adaptation. Musicali di Ernesto Giannotta. Il gusto che suona è Arti Sonanti. Piazza Vittorio Emanuele II, Catania. Telefono 095 35 23 711. Centro commerciale edile. Smontaggio amianto e bonifica sito. Linea vita. Sistemi anticaduta, lavorazione ferro, trasporto conto terzi,
materiale edile. Strada provinciale per San Giovanni Galermo, 167 A, Mister Bianco, Catania. Per sopralluoghi preventivi gratuiti, telefona 095 744 2740. Il tuo centro commerciale edile, www.ccedile.it. Baccalluzzo Eventi, la pirotecnica scenografica. Lo spettacolo si veste di oro solo da Baccalluzzo Eventi. Via Enrico Pantano 47, Catania. Telefono 095 715 0414. All the old paintings on the tomb, they do the same.